Altissime, quante ne hai? Ne hai 50 di maschere. Quanto è fastidiosa questa, però. È appiccicosa, mi si era incollata la faccia. È bellina, eh. Molto bella questa qui. Sì, ho capito, ma così è all'improvviso sto coso inquietante. Perché no, anche no, oggi si fa un'altra modalità di Roblox delle storie del terror. Bellissima questa roba, io non voglio venirci. E invece devi, non hai scelta. Rimettiti la maschera, preferisco. Allora, questo era un insulto. No, nel senso, preferisco guardarti con la maschera piuttosto che fare cose. Stai zitto, ormai l'hai detto. Allora, di qua abbiamo diverse storie da scegliere. Possiamo scegliere la grande nonna, possiamo scegliere la bambola Chucky, Slenderman e Slendrina, oppure qua in fondo abbiamo due storie VIP, la Ouija Board e Jeff the Killer. La Ouija non entriamoci, ti prego. Ma Jeff the Killer è bellissimo. Allora, io direi così. Dopo andiamo alla Ouija. C'è un'altra di storia paurosa è che questa non qui fa dell'Oni paura. Entriamo in quella dello Slender perché sembra fattore 9 di 10. Vedi, questo è il fattore paura. No, è troppo. Silenzio ed entrate. Ok? Ma c'è dentro? Sì, però ho visto scorrere velocemente la scritta e non ho letto, mi sa. No, non è vero. Non la vedi ancora? Allora, dobbiamo organizzarci perché la stanza è piccola. Ci mettiamo in fondo alla stanza. Quindi voi in tutte le stanze dove entriamo, leggi tu. Mettetevi in fondo e io cerco di leggere quello che dicono i signori. Vai pure. Eccolo qua. Ok, allora, questo qui è la classe del signor Davis e ci sta chiedendo di incontrare il nuovo studente. C'è un nuovo alunno in classe. Andiamo avanti, seguitemi, mi raccomando. Siamo dietro di te, come no? Sì, entra dentro, prego, entra dentro. Vabbè. No, no. Però. Ok, siamo sicuri che questa cosa fa paura? Mi sembra esagerata sta cosa, cioè. Ma, vabbè. Sono lo Slender, sono molto felice di venire a scuola. Ok. Mi sembra un po' strana questa cosa, Vabbè. Il signor Davis scrive. No, non sta facendo paura. Anche perché Slender è un bravo alunno, vedete, presta attenzione alle lezioni. Si trasformerà, farà qualcosa di brutto. Sicuramente. Cos'era? Si è allunga. No. Aspetta, allora. Basta. Ci ha preso alla sprovvista. Perché nessuno se l'aspettava. Beh, molto divertente. Ok. Signor Slender, hai rotto le palle, gli dice il professore, è abbastanza. E il signor Slender gli dice, no, sei tu che hai stancato, sei tu che mi hai rotto le palle. Intanto ma siete arrabbiati tutti insieme, che ha fatto, poverino? Tutti gli altri qui si sono spaventati, dice. Ma anche perché gli altri prima pure parlavano, ma non sì, l'abbiamo visto. Forse qualcuno lo ha provocato, mi sa, Povero Slenderman. Ma guarda, questo scappa dalla stanza, lo faccio anch'io, ciao. Andiamo, occhio, che non ci siano altri jumpscare strani. Ma che è questa? Che è la sposa? Ho capito. Che cosa vuoi fare con me, Slender? Slendrina, ti ho infettata, Diana. Il tuo nuovo nome è Slendrina. Era una luna questa, quella di prima. Ha trasformato una tizia in Slendrina, così adesso c'ha una sposa. Però scusate, ma il fattore paura non era nuovo. No, prima l'ha fatto. Esatto, prima non ti sei spaventato. Appunto. Sì, però, vabbè, Alex, vai avanti, per favore. Dai. Okay. Che bello, parlano. Come fare? Come facciamo a prendere quei ragazzi? Vanno al campeggio ogni venerdì. Andiamoli a prendere alle 3 di notte. Mi sa che vogliono vendicarsi su tutti gli altri alunni che erano in classe. Ma che gli hanno fatto? Perché sono l'hanno preso in via. L'hanno, sì, l'hanno lasciati da soli, l'hanno trattato male, capito? E hanno preso in giro lui. No, hanno preso in giro Slender. Questi hanno fatto la cosa che non dovevano fare. Il prossimo venerdì Jake è uno di loro. Ragazzi, siete sicuri che sia una buona giornata oggi per campeggiare qui? Andrew? Sì, stai tranquillo Jake, sei un cagassotto. Ma non è felice dalla faccia, neanche lui, cioè, no, nessuno. Si stanno cagando addosso davvero. Eppure senza pantaloni, però vabbè. Ma tu devi sempre guardare che i personaggi siano senza pantaloni. Ho capito, però c'è una cosa strana, capito? Ma... Eloisa non è venuta oggi per una ragione, Andrew. Ok, Jake, hai rotto le palle. Mi sono stancato di te, quindi va a fan bagno. Ma poverino! Porca di quella! Basta, ma quante volte devi prenderlo? Che porca miseria. Cioè, ma vi pare? È perché sono arrivati loro, giustamente. Ci ha fatto paura. Mannaggia. L'avevo visto. Porca di quella. Piace il fattore paura finora? L'ero morto. Pia-
piace? Lì mi è venuto un infarto. Scusa, ho capito, ti faccio una domanda, non parli, cosa è successo? No, perché ho visto questa qua, appena sei entrato, mi è venuto un blocchino. Ci sei un blocchino. Non facciamo venire altri blocchini, ok. Alex, fattore paura? Tanto, 10 su 10 io direi, possiamo anche modificarlo dietro. Va bene, Slender. Buon lavoro, Slendrina, hai beccato Andrew. Slender e Slendrina, per favore, vi supplico, non prendetemi. Slendrina ha steccato l'altro. Vai avanti, piace. No, ti prego. Vai. Ok. Ah, ok. Dai, non ce n'è mai uno dopo l'altro. Oh, ma cos'è? Cosa è successo? Baby Slender. Baby Slender. Dove lo vedete, baby? È vero! È qui! Cioè, tipo, Andrew è diventato Baby Slender. Ma sta facendo la famigliola. Va bene. Buona fortuna a scappare. Ora ho Baby Slender. Baby Slender. Baby Slender. Baby Slender. Parlo. Jake, vieni con noi, per favore, Jake. Vai, piace, sei l'uomo partito. Ma perché sempre io? Vai. Ok, siamo ritornati in classe. Oh, che fortuna. Oh, che bello. Sì, allora, cosa dice questo? Penso che tutti siano assenti oggi, Eloisa. Eloisa gli dirà che sono in giro. Perché sono l'unica qui? Perché sono tutti assenti. E poi? Chissà con mai. No, qualcuno vada, io non vado. Piace, vai. Allora, c'è uno scacco rosso. No, di nuovo. Vai. Cos'è? Cos'è? È finito. Davvero? Ma è finito? Ah, scusa, ma tu hai sussultato. Perché hai sussultato? Perché pensavo che c'era qualcosa di pauroso. Ma te l'hai trasportato. Allora, questa era 9 su 10. Vediamo Chucky Doll, per esempio, che è 6 su 10, per esempio. Dai, questo non dovrebbe far paura, ma giusto? Ma c'è Chucky, fa più paura. Secondo me è peggio, infatti. Chucky è la bambola maledetta, ricordiamoci. Paparino, posso avere una nuova bambola? Sì, cara, prendi la tua bambola preferita. Ma perché devi prendere la bambola così? Ma cioè, perché proprio questa? Questa è la bambola di piace, comunque. No, non la farei mai. Brittany, prende la bambolina dallo scaffale. Vai, piace, vai, che sei l'uomo partita. Vai, uomo partita. Andare avanti? Sì. Vai, senza paura, okay. Sta prendendo la bambola. Sì. Ho fatto la mia scelta, papino, ok. Sono tutte uguali. Andiamo a pagare. Non è vero. Sono tutte diverse. Allora, c'è bene. Chucky che fa la spesa, Chucky che si trucca. Ok, non l'avevo visto. Chucky che fa la cacca brutta. Chucky dal medico. Bravo, mamma di Chucky che fa la strada. No. Vai, piace. Vai. Bravo. Ma non sta succedendo niente? Tranquillo, quando me ne te la spiego. Aspetta che arrivano a casa. Ah, salve signore, è tutto quanto? Sì, grazie per oggi, è tutto. Piace, vai. Non farti pregare ogni volta, devi stare pronto tu, Vai. Ok. Bravo. Cioè, guarda come felice la bimba. Il tuo totale sono 256 dollari. Ma seria? Oh, devo fare una domanda, scusi, perché una bambola è così costosa? Piace. Evviva. Prego, vai. Vado avanti? Sì. Ok, niente, sta parlando alla fine. Ok. La bambola che stai comprando è un'antichità ed è molto rara. Oh, la vuoi ancora, Brittany? Sì, papino. Ma io la mettevo a posto, altro che... Cioè, ormai, guarda, piace, è andato senza paura. Bravo, sì, piace. Sì, ormai così. Comunque è bellina, ecco. Vedete la bambola maledetta lì? Carina. Questa è bruttissima. No, infatti. Sei benvenuta, Brittany. Adesso vado a farti la cena. Grazie, papino, che bello. Vai. Piace, vai. Vado. Ok. Ah, ok, sta giocando. Perfetto. Ma questa bambola è molto pesante. Oh, no. Chissà con mai. Nascondi qualcosa dentro. Vai, piace, vai. Dai, perché? Oh. Cosa c'è? Era come dicevamo. Cos'era quella risata? Perché ride? Perché ride? Oh, ma si è rotta tutta. Ma hai il coltello? La bambola la sta pugnalando. Sì. Dove l'ha tirato fuori il coltello questa? Oh. Ascoltami. Oh, coltelli tuo papà o ti accoltello. Vai, piace, vai. Chiuda gli occhi adesso. Mamma mia. Okay. Ma perché basta ridere? Hai due minuti. Se non lo fai, sei morta. La bambina inizia a piangere e corre. Sta andando ad accoltellare il papà. Poverina, no. Vai, piace. Oh. Cosa c'è? Oh. Ok, che è successo? Allora. Mi sta prendendo l'ansia. Daddy, paparino, butta la bambola subito. Allora, cara, non essere stupida, l'abbiamo pagata un casino. Adesso vai. Arrabbiato nero. Andiamo a vederla sulle scale. Certo. Cosa? Questa volta era più brutto. Oh, guardiamo. Ma è morto piace. Entrate. Oh, bruttino. Meno male che c'era piace. La miseria. Oh no, Chucky, per favore, no! Ho ucciso tuo padre, adesso ti ammazzo! È crudele! Vai, piace. Ok. Questa bambola maledetta, scappa, Brittany! Ma sta ridendo? Ma infatti non ho capito che cosa succede. Ah no, quella che sta detto lui! Qualsiasi cosa vedo?
Ah, entra nel mio clan. Possiamo uccidere tutti insieme. Oppure ti uccido. Ah, ok. Ma è felice. Infatti, non ho capito. Come? Ma vabbè, sono un po' strane queste storie. Tizio del magazzino. Ah, che bello. Ora spedisco queste bambole. E c'è le. C'è lei! È diventata una bambola! Vero! Porca miseria, ed è finita! Sì! Beh, questo era inaspettato, eh! Però bella, eh! Allora, prossima storia, abbiamo tre scelte. La nonna. La nonna. O questa qua della bambola paurosa. Oppure possiamo andare direttamente a quelle. Ragazzi, compriamo il VIP. Sì, andiamo subito al VIP. Ed entriamo in queste qua. Sperando che funzioni. Devo spendere i miei soldi per prendere un infarto. Allora, queste qui sono entrambe 10 su 10 di Scare Factor. No, non voglio, non voglio. Ti prego, andiamo all'altra. Allora, bellissima. Ragazzi, tutti nei commenti. Adesso voi con la forza del pensiero e scrivete un commento: Ouija board o Jeff the Killer. E io interpreterò quello che voi state dicendo per entrare in quella che voi state scrivendo, ok? Ok, vai, concentrati, adesso. Concentrati. Ricevi i loro commenti. Ouija. Jeff the Killer hanno detto. No, ecco qua. Ouija. Andiamo. Oh, oh. Cos'è? Ci siamo subito. Amici? Ma siamo stati scammati? Ma non puoi faltare a voi? È rotta? Io ci sono. Come fai entrare? Dobbiamo riavviare da qua. Da dove? Cosa? Buttati. Sicuro? Sì, sicurissimo. Sei sicuro? Perché eravamo sopra sicuro, noi, buttati. Mi sa. Buttati. Sono buttato, dammi tempo. Vai, entriamo adesso. Vediamo. Sì, è vero. Ma uguale. Ci siamo. Via. No, mi sono rotto. Sto fuori. Piace, allora hai rotto le palle. Sbrigati. Mi sto risparando. Oh. Dai, no, non ci serve. Devo andare avanti. Siamo di nuovo in una classe. Quindi tecnicamente è simile a quella di prima. Signor Bailey è il nostro professore. Allora, classe. Devo andare a cagare. Per favore, comportatevi bene mentre non ci sono. Jeff. Aia. No, perché questo si chiama Jeff? Ma perché è lui il killer. Ok, signor Bailey. Signora Bailey. Vai, piace. Sì, sempre io. Tranquillo. Sempre tu. Però possiamo cambiare. Alex, ti metti un'altra mezza volta in mezzo alle palle. Non lo faccio più. Tu ti metti ancora dietro. Mezza volta in mezzo alle mie scatole. Non lo faccio più. Apriti cielo. Cosa succede? Lo so. Non ti preoccupare. Non ho sentito le tue scuse. Mi scuso, non lo faccio più. Adesso vai avanti tu, fino alla fine. No! Bellissimo. Inizia a prepararti. Allora, Jeff dice... lo stanno prendendo in giro. Devi cominciare da lui, da Kevin. Ok. Ah, Jeff è il cocco della maestra, stupido. Ah, Jeff è stupido. Ah, diamogli fuoco, Ma poverino, cosa? No! Gli ha chiesto dov'è la benzina. Ma perché? Mi sembra esagerato dargli fuoco, Vabbè. Ma infatti! Ah, non sono il cocco della maestra, lasciatemi stare, vai Alex. Aiuto, ok. Ok. Ancora è presto, ma ben presto prenderai un cagone. Ah, smettetela di trattarmi male. Forza, ammettilo, sei uno sfigato. Facciamolo. Ma la benzina quella. Ma stiamo scherzando. Ma vogliono veramente dargli fuoco. Ma perché il cocco del prof. Guarda che dice questa. Dice tipo forza Alice, lo volevamo fare da anni. Odiamo Jeff. Vai Alex. Questa è crudele, come cosa. Eccessiva anche. Ma che candelotto quell'altra. Ma perché, poverino. Forza, prendi un accendino. Ah, tieni, poi dobbiamo scappare veloci. Miseria. Sono criminalissimi. Ma sono Lori Killer, mi sa. Infatti. Vai Alex. Mamma mia. Guarda. Ma che schifo. Oh, non posso crederci che sto per dargli fuoco. Ma non dargli fuoco. Ma che idea. Ma smettila, cioè. Ma poi Jeff rimane fermo. Non se ne sta accorgendo perché sta litigando con questo scemo col cappello sugli occhi. Questo è Alex. Ma come osi dire una Vai my dire. Friend vai. No. Cosa c'è? Non ti cagare. Oh no, mio Dio. Fuoco. No. Poverino. Oddio. Alex, stai continuando a stare in mezzo alle balle. Quando io entro, devo sempre scavalcare la tua panza. Hai ragione, ma io ho paura. Ho visto sto coso, mi sono spostato. Ti sposto a calci in sedere la prossima volta. Ma poi si è smontato. Cioè, gli hanno dato fuoco e si è smontato. No, è le gambe in aria. Poverino, che disastro. Vai, Alex, vai. Vado. Ok, c'è. Ok, lo hanno ricoverato 2 mesi dopo con tutte le bruciature, povera creatura. Poverino. Jeff, ora stai un po' meglio, quindi puoi lasciare l'ospedale. Per fortuna non è morto. Non mi sembra bene. Sei sopravvissuto a tutte le bruciature, quindi puoi uscire. Vai, Alex, adesso. Vado. Ok. Secondo me ora va male. Vedi. Oh no. Si sta arrabbiando. Non posso credere quanto sono brutto adesso per colpa di quei bulli. Devo vendicarmi assolutamente. E per forza, qua anch'io mi sarei vendicato. Cioè, guarda lì. C'ha ragione, infatti, essere arrabbiato. Vedi? È infuriato.
Loro ridono. Ma scusa, ma cosa ridono? Cioè, ma non le hanno arrestate? Ma come è possibile? Ah, sussurra ad Alice Katrina. Haha, Jeff è ancora più brutto di prima. No, vabbè, eccessivo però. Che è successo? Che paura, Alex. Cos'era? Alex? Alex si è cagato. Alex si è Alex, ti sei cos'era? Alex, stai bene? I profili. Cosa? Vai. No, vai te avanti, sei ancora qui. No, Alex, sei già andato. Io Alex, ho già visto, vai, dovevi superare la porta, devi andare. Uno, due, chi lo ha? Oh, io sono passato di scambo senza vedere. Oh, neanche io ho visto. Alex, no. Alex, descrivici. Descrivici come. Oh, no, sei imbecille. Aiuto, basta. Coglionazzo, ma che ti sembra? Ma che cazzo? Idiota. Ma siete scemi. È questo qua che è scemo in testa, Cico. Ero curioso, lo pensavo. Ma ti incuriosisco a pisellate in fronte. Da cosa ti viene in mente? Però l'hai visto anche tu, però. Non l'ho visto io. Visto che è curioso, ma lui davanti adesso. Allora, Alex, com'era? Descrivi. Cos'era? La faccia bianca in faccia e l'urlo nelle orecchie. Oh, bene. Allora, ho detto smettetela di parlare di me. Si è incavolato, vedi? Infatti ha sviluppato la faccia brutta. Prego, Alex, puoi andare ancora. Ma perché? Perché? E tanto ormai c'è già stata la paura, no? Lei l'ha ammazzato. L'ha ucciso. Certo. Bulletti, mi avete fatto diventare un mostro. Ora morirete. Jeff, che cosa stai facendo? Ma cosa sta facendo secondo te? Mi avete dato fuoco, ma sei scema? Va bene. Ok, è ancora sicuro? Ha fatto bene. Fatto molto bene. Ma non ti cagare, finito, Alex. Queste persone non mi faranno più arrabbiare da adesso in avanti. Giusto. Però è più pauroso di quelli di prima, hai ragione. Sì, molto sì. Rimane da fare la tavola di Ouija, che io sono molto confidente. E anche la nonna e il demone qua. Ok, siamo entrati tutti. Sasha. Oh, guarda che cosa ho trovato nella riportala lì, scusa, perché? No. E poi questa che capigliatura inizia ha? Inizia sempre così. Ma c'è un cappello. È un cappello. Ed è bellissimo, lo voglio anch'io. Di un totano. Vabbè, ma andiamo. Questa non c'ha gli occhi più che altro. Ah no, ce li ha coperti dal cappello. Ok, qua vado avanti io, con grande coraggio. Sì, bravo. Sì, è una tavola Ouija. Cara sta dando calci, un momento meno appropriato di questo. Cara, per favore, non fa. Cara. Cara, non devi. No, perché non si. Come fa a non svegliarsi se io urlo come un caimano? Ma tocca la toglia. È lontana, cosa sono? Lo Slenderman che ho le braccia lunghe 3 metri. Non penso che sia una buona idea, Sasha. Riportala dove l'hai trovata. Andiamo avanti. Oh, qualcuno con un po' di cervello. Allora, Tristano. Tristano è triste, comunque. Di brutto, guardalo. Piace, devi parlare a monosillabi? No, scusami. Piace? No, scusa, non lo faccio più. Volevo vedere cosa stavano dicendo. Vai avanti te, vai. No, ti prego. Ti sta bene. Vai. Oh, ok. Non fare il bambino, piace, come dice la signorina qui. No, voglio vedere, con Luigia. Va bene, giochiamo, vai. Non fartelo dire, ma piace. Ma che stupido, perché? Ok, vado prima io. No. Hanno organizzato tutta la situazione qui. Vai, piace. Piace. Piace un imbecille, vieni qua. Ho paura, metto dietro. Allora, piace. Tu cosa devi. Allora, ognuno deve trovare il suo posto nel mondo in queste stanze, perché già sono strette. Cico mi tocca il sedere ogni volta. Vabbè, adesso sto dietro, raga. Allora, devi smettere di toccarmi il sedere, ti ho detto che volevo. Non posso farlo. Ti ho detto che volevo. Vabbè, mi giro, non lo faccio. Ti ho detto che volevo. No, non l'hai detto. L'ho pensato, però. No, hai pensato male. Vabbè, adesso dietro, allora. Bene. Piace, tu entri nella stanza. Io devo stare davanti. E ti vai a mettere davanti alla porta. Ah, ok. Cretino. Invece questi altri due zebedei. Noi ci mettiamo qua, qua. Si sciacquano. Io sto sempre qua dietro. Io sto sempre dietro lo scaffale. E stanno fermi, perché non è che dobbiamo vedere i cangurotti qui che saltellano. No, hai ragione. Io sto sempre dietro lo scaffale, capito? Sono l'unica che qua si sa comportare in maniera civile. Spiriti, siete qui? Sì. Come si risposto? Ma che risposta? Ha risposto alla tavola. Spiriti, uccidereste mai qualcuno in questa stanza? Perché gli chiedi questo? Sì. Come sì? Vai, piace, qua ti caghi tantissimo, te lo dico io. Succede qualcosa di brutto. Volevo saperlo. E chi morirebbe per prima in questa stanza? Poverino. Tristano. Oh no. Ma poverino. L'unico che non voleva farlo. Esatto. Non mi importa, non ci credo comunque. Oh no. Mamma, cosa succede adesso? Tristano, vai, piace, vai. Lo stuzza, lo stuzza.
più tardi questa notte. Quando morirà più tardi questa notte? No, Taylor, non lo volevo sapere. Vai, piace. Mamma mia, povero Tristano. Mamma mia. Povero Tristano. Ragazzi, siete stupidi, non è mica vero. No, Tristano. Vai, piace. Tristano lo stuzza la tavola. Mamma mia, ma perché? Guarda che figli Tristano. Come morirà Tristano? Da questo spirito. Addio. No, c'è, mi sa. C'è sì. Hanno tutti gli occhi uguali. Sono spaventati. Tristano, mi dispiace. Allora, me ne vado a casa. Ci vediamo domani. Questo è Alex che si è spaventato e se ne vuole andare. Muore. Adesso ella ha fatto la stupidaggine, è andato da solo. Spero che non muoia, ma probabilmente morirà. Oh, ma che no. Vai, piace. Tanto muore adesso. Muore anche piace. Ma dov'è qua? È a casa sua. Ho paura, vedi, è Alex. Però perché ci sto credendo? Sicuramente non è vero, non è vero nulla. Ma allora perché ho paura? Perché? Vai, guarda. Mamma mia. Tristano, che cosa è successo? Niente, mamma, va tutto bene. Ma ora lo spirito. Vado a letto adesso. Vediamo un po'. Succede qualcosa di bruttissimo, bro. Ok, buonanotte, figlio mio. Buonanotte, mamma. Sapevo io. Che è successo? Vedi, era ovvio, era ovvio. Ok, vai, Chico. Oh, ma cos'è? Allora, adesso Alex, tu l'hai visto? Sì. Cos'era? Non lo so, non l'ho visto. Vai, forza, cammina. Che cos'era, Alex? Era una cosa che faceva con il dito. Cosa vuol dire? Cos'era? Era quello, che te posso dire, vallo a guardare se vuoi. No, piace, ma lo descrivi meglio. No, non me lo ricordo più. Vallo a rivedere, no, così. Te lo descrivo io. Infatti. Adesso descrivo allora, è un tizio tutto brutto. Basta! Col dito che fa silenzio e con gli occhi tutti aperti, tutto pieno di rughe. È quello che ho detto io. È Jerick praticamente. Sì, è lui, quando identico. Ti bacia durante la notte, no, che ti fa piace. Non dire niente. Baciami e basta. Oh no, Tristano si è ucciso da solo. Non si è ucciso da solo. Ma perché? Perché la mamma cosa poteva pensare? Tristano è morto. Morto. Ho ricevuto una chiamata dalla mamma. Ma di come, perché? Ed è morto. Comunque piace è il più stupido di tutti. Scusa, perché? Cosa succede ogni volta che finiamo una storia? Ma non me ne sono reso conto. E quindi sei? Stupido. Ma tanto, ma tanto. Cioè, piace e Alex sono i due cretini. Perché mi stanno sconvolgendo queste storie? Beh, meno male che sono finite, guarda. Beh, io direi, ci fermiamo qui. Se non volete vedere altre, possiamo recuperarne delle altre. Per questa volta è tutto. E da Lion e la gang della paura, out.